Il Grande Degrado, il Corriere della Sera di ieri, apre così. Roma è la capitale d'Italia e l'incuria in cui spesso versa lascia sgomenti un po' tutti. Uno schifo. A tutte le parti è così. Tutte le parti d'Italia. Dove vai? Questa è la capitale. Ma dove vai, vai, ci stanno gli stessi problemi. Andiamo a farci un giro. Qui siamo a Prati, quartiere residenziale centralissimo. Anzi, qui si vede poco. Le consiglierei di andare nelle vie limitrofe. Marciapiedi dissestati, palazzi imbrattati, macchine parcheggiate ovunque. Pulizia delle strade a dir poco trascurata. Ogni quanto puliscono, spazzano. Veramente quasi mai. Se capita di vederli, sono pochi, sfiduciati, scoraggiati. Qui invece siamo in pieno centro. Sono le 3 del pomeriggio e c'è immondizia in strada. Vorrei capire quanto venite a ritirare qua in centro l'immondizia. Tutti i giorni a me poi intervistano. Stessa storia in Piazza di Spagna, al ghetto ebraico e dietro Campo dei Fiori. Leggete questo editto del 1733, prevedeva una multa perché avesse gettato qui dei rifiuti. Praticamente non è cambiato niente. Il disagio del cittadino a non sapere dove collocare i rifiuti, perché per esempio qui io sono in 28 metri quadrati, se adesso vedo il bagno io ho un secchio di immondizia alto così. Da quanto tempo è lì? Saranno un paio di settimane. Quindi cioè non vengono tutti i giorni assolutamente? No. Poi bisogna essere fortunati a vedere il passaggio, perché se si perde il passaggio, cioè non è che si fermano e chiedono se... Questo invece è il Lungotevere. Ricordate la famosa passeggiata di Jeff Gambardella nella Grande Bellezza? Proviamo a scendere. Gradini dissestati e un odore di urina nauseabondo. E lo spettacolo è questo. Spostiamoci ancora, con i mezzi pubblici le attese, come sempre, interminabili. In Piazza di Spagna ci accoglie un esercito di venditori abusivi sotto gli occhi non curanti della municipale. Ma la città è ancora più ostile per chi passeggia in carrozzina. Se lei fosse da sola... Sarebbe semplicistico, come sottolineano Stella e Rizzo sul Corriere, dire che la colpa sia solo dell'attuale amministrazione o della precedente. Le responsabilità sono tante e complesse, ma certo il sindaco di Roma non dorme sonni tranquilli, soprattutto dopo l'ultima battuta del presidente del Consiglio, che onesto sia anche capace. Trasparenza, approccio low cost e condivisione con la città sono questi tre pilastri su cui poggia la candidatura di Roma ad ospitare i Giochi Olimpici 2024, di cui oggi alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò è stato presentato il dossier inviato al CIO. Dal palco del Palazzo dei Congressi di Roma il presidente del comitato organizzatore Luca Cordero di Montezemolo ha presentato i punti forti del dossier sulla candidatura ai giochi che, come sottolineato in un messaggio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, possono essere un passaggio importante nello sviluppo economico e sociale del Paese. L'opportunità dell'organizzazione olimpica, ad oltre 60 anni di distanza dall'esperienza precedente, andrà orientata su un progetto in grado di arricchire Roma, di favorirne sviluppo e modernità, lungo linee che vedono protagonista la comunità cittadina. Le Olimpiadi devono poter essere parte del corpo vivo della città, con una crescita delle infrastrutture e dei servizi, un potenziamento della sua vocazione e del suo dialogo con il mondo, un miglioramento della qualità della vita e della pratica sportiva per quanti continueranno a vivere Roma. Il mio auspicio è che le Olimpiadi del 24 possano diventare il crocevia di una nuova crescita contrassegnata da qualità e sostenibilità. Da un punto di vista economico, il costo per gli impianti permanenti che resteranno alla città è di 2,1 miliardi di euro, a cui vanno aggiunti 3,2 miliardi necessari per gli impianti temporanei e i costi di gestione e organizzazione. Nel primo caso gli interventi riguarderanno il villaggio olimpico, il centro stampa, la cycling area, il recupero dello stadio Flaminio ed il completamento delle vele di Calatrava. Davvero invidiabile location per le competizioni, vero punto forte della candidatura romana che come nessun'altra città al mondo può vantare dei luoghi così suggestivi. Se il Circo Massimo ospiterà le gare di beach volley, l'Arco di Costantino segnerà il traguardo della maratona e da cornice alle gare di ciclismo su strada e le finali di tiro con l'arco, le cui fasi eliminatorie si terranno allo stadio delle Terme di Caracalla. Villa Ada è stata invece designata per accogliere la gara di mountain bike, mentre il recuperato stadio Flaminio sarà la casa del rugby a 7 e del pentathlon. Centro del programma olimpico sarà però il Foro Italico, dove sono previste, oltre a varie discipline, anche le cerimonie
cerimonie di apertura e chiusura dei giochi. Un progetto serio che fa dire al presidente Montezemolo che il paese e la città di Roma hanno la forza, la cultura, la tecnologia e la voglia di accettare e vincere questa sfida. Maggiore autonomia, meno burocrazia. Oscilla tra questi due estremi l'obiettivo della legge regionale su Roma Capitale approvata dalla Giunta Zingaretti. Maggiori poteri su commercio, urbanistica, turismo, beni storici, artistici e culturali, ambiente e demanio verranno trasferiti al Campidoglio non appena il testo sarà approvato dal Consiglio della Pisana. Una legge che ha lo scopo, come hanno sostenuto sia il governatore Zingaretti che il sindaco di Roma Marino, di semplificare la vita dei cittadini. Giornata importante. Perché si inizia un percorso che si aspettava da 20 anni. Si tagliano, per essere concreti, tanti passaggi burocratici nel campo dell'urbanistica, nel campo del commercio, nel campo della gestione del demanio, nel campo del turismo, che vedevano tante pratiche o permessi prima passare per il Campidoglio, poi arrivare in Regione, essere discussi e cambiati, poi ritornare al Campidoglio. Questa idea di modello dello Stato, secondo noi, non ha funzionato, perché certo tante volte ha prodotto qualità, ma anche prodotto lungaggini e burocrazia, che sappiamo essere la causa numero uno delle difficoltà anche ad essere un territorio competitivo. La Regione, con questa legge che ora inizia l'iter in Consiglio, decide di decentrare queste funzioni in maniera esclusiva a Roma Capitale, nel rispetto della funzione che ha la nostra capitale, e perché crediamo che sia un contributo straordinario a rendere la vita di chi produce, di chi vive, di chi vuole investire più semplice e logica. Entrando nel dettaglio, sul fronte del commercio la capitale avrà più autonomia per l'apertura di grandi strutture di vendita e per la creazione o lo spostamento dei mercati. In campo turistico la Giunta Marino potrà agevolare l'accesso al credito delle imprese turistiche mediante convenzioni con le banche e avrà più autonomia nei rapporti con gli organi preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale, naturistico e culturale. Inoltre il Campidoglio si occuperà di demanio marittimo e fluviale per il rilascio delle concessioni, la classificazione degli stabilimenti balneari e delle aree demaniali a fini turistici. Il Comune di Roma è molto felice di questa decisione della Giunta regionale, della Giunta guidata da Nicola Zingaretti, perché siamo contenti. Siamo contenti perché questa decisione permette maggiore velocità nei servizi ai cittadini. Facciamo degli esempi concreti. Roma potrà, ad esempio, decidere direttamente sugli orari di apertura dei negozi. Non dovrà esserci un secondo passaggio e quindi lungaggini burocratiche con la Regione. Roma potrà darsi un nuovo regolamento edilizio e decidere, ad esempio, la riqualificazione della facciata di un edificio o la ristrutturazione di un intero edificio senza perdere tempo, che poi significa vita, delle qualità della vita delle persone. E la nuova legge potrebbe finalmente risolvere il problema dei camion bar davanti ai monumenti più importanti della capitale. Con questa legge noi avremo la possibilità di fare una pianificazione del commercio su aree pubbliche che non abbia il vincolo dell'equivalenza economica, che era quel principio per cui una sosta, una bancarella al Colosseo poteva essere spostata solo in un altro luogo che avesse lo stesso valore economico. E voi capite che i luoghi così a Roma, nonostante l'importanza di Roma, sono pochissimi. Questo ci permetterà di fare una pianificazione in maniera più semplice, ma comunque sarà un lavoro che comporterà un tempo, il tempo congruo, e che dovremo fare naturalmente con la sovrintendenza.
l'amico Dario Del Buono, candidato al Comune di Roma. Allora, devo essere sincero, Dario, che la risposta che c'è stata questa sera è stata una risposta importante e devo dire che il messaggio che ti stanno mandando tutti gli amici e tutte le persone che ti conoscono è che sei una persona che comunque nei loro confronti ispira fiducia e questo è molto importante. Non basta solo però ispirare fiducia degli amici stretti, diciamo. Sono convinto che saremo capaci tra una trentina di giorni di organizzare un altro incontro con una sala almeno 3 volte piena. E devo dirti che se anche il prossimo incontro ci darà le stesse risposte e gli stessi segnali, e allora sarò io in prima fila e veramente cominciando a girare tutta Roma a cercare di convincere tutti gli amici a votare per una persona onesta come Dario Del Buono, una persona che è impegnata da oltre 40 anni sia come lavoratore nel settore del commercio, degli esercizi, Dario vieni qua che sennò giustamente non tutti, anche se grande non tutti, vieni qua, vieni Dario, dai un applauso a Dario, dai! Una persona che da 40 anni lavora nel settore del commercio, dei pubblici esercizi, ma si è dedicato anche ad organizzare e semplificare l'attività commerciale e artigianale degli altri. Le mie considerazioni sono soprattutto da ingegnere, da uomo pratico e pragmatico. E al fondo di tutti i problemi che sono stati prospettati e anche del cattivo andazzo c'è purtroppo un aspetto culturale. In Italia manca una cultura di base scientifica e una cultura di base tecnica e tecnologica. Quando noi cerchiamo di spiegare in termini concreti certi problemi, è come se andassimo a parlare in arabo, in cinese, in turco, in aramaico. È una lingua che la gente si rifiuta di ascoltare. Quindi c'è questo problema di fondo, che tutti ci stiamo sforzando di risolvere, anche attraverso l'azione benemerita del programma Scienza e Lavoro, che lo studia dal nostro Diego Ricchini, spiegare nella maniera per noi più semplice possibile, però anche esortando la gente a fare uno sforzo per comprendere dei concetti elementari. Lo dico con una battuta: se un uomo di scienza, un vero scienziato, si presenta in un salotto e non sa chi è Dante Alighieri, viene considerato un enorme ignorante e non verrà più invitato. Se invece un umanista, un intellettuale di grido, non sa cos'è il secondo principio della termodinamica, cosa recita, cosa significa, dal punto di vista della cultura scientifica è identico a non sapere cos'è chi è Dante Alighieri, viene considerato lo stesso un grande uomo di cultura perché tanto quello non conta. Se riusciamo a superare questa dicotomia tra le scienze del triglio e del quadriglio, ecco, cultura umanistica, forse riusciamo a concretizzare anche gli innumerevoli magnifici progetti che sono stati presentati. Grazie. Noi vogliamo soltanto consigliare, fare i consiglieri di tutti i governi, i quali governi si ribelleranno perché
gli ultimi che vengono a essere ascoltati sono proprio gli scienziati, che hanno tutti paura degli scienziati, però noi, il motto nostro è quello di dare e non trovare sempre e continui nuovi problemi, perché se uno nella vita cerca trovi problemi dappertutto, ma a trovare le soluzioni. Adesso qui siamo almeno una ventina e tutti gli altri scienziati, la professoressa Costa ne ha già parlato, la soluzione per lo sport, e tutti gli altri avranno altre soluzioni. Io invece ho una soluzioncina per problema piccolo che state vedendo in TV questi giorni, che è per esempio la Terra dei Fuochi o Malagrotta, l'inquinamento delle città, che negli altri paesi è risolto già nel nord dell'Italia, nel nord Europa è risolto già da tempi immemorabili, ma da noi sembra che non vogliono risolverlo. Noi quindi siamo polarizzati nel migliorare la qualità della vita e in particolare la qualità dell'aria di respirazione della città di Roma, che ha, come ha accennato anche la dottoressa Maria Grazia, ha dei livelli estremamente bassi di qualità che sono paragonabili a di qualità dell'aria, paragonabili al centro a quelli di Milano, paragonabili a tutte le città più grandi del mondo. Quindi questo è uno dei criteri fondamentali. Uno dei progetti che facevamo alcuni anni fa, 2 o 3 anni fa, che abbiamo proposto, era il progetto del miglioramento della qualità dell'aria dei tunnel, lungo tutto il tunnel dentro Roma. Cioè cercare di migliorare, perché se voi osservate quando passate lungo il tunnel, ci sono dei sistemi di aviazione, sono quasi sempre freddi, fermi, e non sono poi come quelli che avevamo presentati noi, cioè l'aria ricondizionata, l'aria ripulita con un sistema di pulizia dell'aria intrinseco. Noi avevamo fatto queste proposte, ma non sono state accettate, chiaramente. È una persona che ha fatto le battaglie più importanti per abbassare le tasse ai commercianti e agli artigiani, si è battuto per l'occupazione di suolo pubblico, per fare in modo che Roma avesse in tutte le vie dei bar, dei ristoranti e comunque gli esercizi pubblici ordinati, puliti e che soprattutto offrissero servizi. Si è battuto per tutte le tematiche, per il contenimento del prezzo del latte quando è stato all'asso bar. Se oggi non ci troviamo a pagare, o negli anni passati ci siamo trovati subito a pagare 3 euro il litro del latte, è anche perché c'è stato un impegno di Dario, molto concreto e molto incisivo, che si è battuto su questo bene di prima necessità. Si è battuto anche ai tempi del prezzo del pane, cioè ha fatto delle cose che sono state importanti per il territorio di Roma, perché sono dei beni di prima necessità del quale tutti abbiamo bisogno. Ci sono tante battaglie da fare, insieme abbiamo scritto questo programma che è fatto di impegni semplici, non abbiamo volato alto, cioè non abbiamo promesso nulla di non tangibile, anzi, se notate, il programma che abbiamo scritto è un programma che assegna un ruolo ben preciso ad ognuno di voi che oggi è qui. Se ci fate caso, se il programma lo leggete, il programma è stato pensato proprio sulle persone che sono presenti oggi in questa sala, perché ognuno di voi ha una sua caratteristica, ha una sua professionalità, ha una sua sensibilità, proprio per poter aiutare Dario, una volta eletto, a poter realizzare questi impegni e non solo questi, perché la giornata di oggi serve per raccogliere gli altri impegni di programma che noi dobbiamo inserire all'interno di questo per coinvolgere altre persone. Ci vuole almeno un comitato di 500 persone per eleggere un consigliere comunale, non perché ci servano 500 voti, ma che forse i voti ne serviranno almeno 3.000, però un comitato di 500 persone che saranno pronte sin da subito, intanto inizialmente, sotto la sigla del Cocita, a mettere una firma per la candidatura di Dario Del Buono, sarà l'inizio di un percorso.
e dopo noi sceglieremo di candidare Dario all'interno del partito politico che accetterà il nostro programma, all'interno del partito politico che avrà i nostri stessi punti programmatici e i nostri stessi obiettivi. Quindi la prima tappa, che parte da oggi in un bellissimo posto col microfono un po' che funziona così e così, la prima tappa è da qui a un mese. Io sfido Dario e sfido tutti gli amici di Dario e tutte le persone che lo conoscono a costituire insieme questo comitato dei 500, un comitato che serve per la sottoscrizione della candidatura di Dario Del Buono al Comune di Roma. Quello che voglio dire è che molte volte, proprio per il problema burocratico, troviamo molti ostacoli anche di tempistica, dato che gli attuali imprenditori vogliono sempre cercare di aprire il più velocemente possibile. Il Comune di Roma o comunque le varie uffici pubblici, sì, grazie, ce lo impediscono, quindi di avere delle licenze immediate. Su questo punto vorrei citare, venerdì scorso si è tenuto un seminario sulla nuova presentazione della provincia di Roma in deroga, sempre per fumi scarsamente rilevanti, come molta gente o imprenditori che vogliono aprire l'attività non sanno che è l'unico documento che passa una marca da bollo e presentare la provincia di Roma di Bottina, è l'unico documento in formato A4 che è penale rispetto a molta altra documentazione che viene presentata di Roma che è amministrativa. Questi documenti sono stati fatti resi digitali per abbattere un po' i tempi. Il problema qual è? Abbattendo i tempi, si è espresso un architetto di Brescia parlando giustamente che non capiva come si potevano abbattere i tempi, dato che i documenti adesso digitali vengono inviati al suo Roma Capitale, che di conseguenza rimanda all'ex provincia di Roma. Praticamente il progetto che stiamo cercando di presentare è un progetto molto semplice nell'idea, però poi nell'applicarlo non diventerà così semplice. Per il semplice motivo che noi viviamo in una terra fantastica che è l'Italia, rappresenta lo 0,2% della terra. Viviamo anche una popolazione che rappresenta il 20% di ricchezza mondiale e questo non riusciamo mai ad apprezzarlo. Abbiamo pensato a un progetto molto semplice, quello che riuscisse ad unire la città di Roma, la capitale dell'Italia, ciò che rappresenta l'Italia, a tutto l'Interland romano e laziale. Questo qua grazie a un coordinamento che ci sta tra le varie associazioni, le vari consorzi agroalimentari e enogastronomici che stanno all'interno della regione laziale con il Comune di Roma. Questo progetto deve essere instaurato, siamo un po' alla fase embrionale, però lo sviluppo era quello di poter mettere d'accordo tutta la filiera alberghiera, tutti la filiera ricettiva del Comune di Roma insieme alla Regione Lazio, per il semplice motivo, come è stato detto negli interventi precedenti, che i giorni di media di visita della città di Roma sono non più di 2 giorni, mentre se andiamo a vedere Parigi, Londra, le principali capitali europee hanno più di 3 giorni. Questo perché non si va a sviluppare quel territorio che viene circondato attorno alla città. Non riusciamo ad unire Roma con tutto il raccordo con la periferia e con i comuni che stanno intorno a Roma, che fino ad oggi sono stati un po' distrattati, specialmente negli ultimi 20-30 anni. L'offerta da parte della filiera c'è, esiste, ci sta anche la domanda, è solo che noi non riusciamo ad intercettarla, perché specialmente le persone non vanno più al di fuori della propria città, oppure non sanno a chi rivolgersi. Adesso la cosa più importante è conoscerlo meglio e quindi do la parola a Dario Del Buono.
Senza di te, bravo, eh. Io riconosco che pure quando ha parlato mi sarei votato giù. È una cosa veramente... hai poi esagerato, non so, 40 ma 35 anni di attività sindacale. E come sta scritto nell'invito, forse è arrivato il momento per chi come me, come Diego, come molti di voi che state qua dentro, che ha dato qualcosa per la società, che ha fatto qualcosa per gli altri, al di là del lavoro, al di là dell'interesse personale. Perché io vi posso garantire che 35 anni di attività sindacale, essendo stato sempre rappresentante delle piccole e medie imprese commerciali partigiane, non ho mai messo in tasca una lira, ma più che altro ho forse investito io per fare quello che facevo. Ma adesso tutto quello che si è detto adesso e che Diego ha molto bene esplicato è perché siamo ormai convinti che non si può più stare dietro le quinte, non si può più pensare che ci si può interfacciare con la politica da società civile e avere delle risposte, perché hanno perso la bussola, hanno perso l'orientamento, non sentono più, non hanno più le idee né la capacità di capire quello che sta succedendo. E siccome quello che sta succedendo è una disgrazia non solo per noi che siamo qua in questa sala, ma anche per i nostri figli e per i figli dei nostri figli, perché quello che stiamo seminando oggi raccoglieremo domani. E uno dice: ma guarda che discorso va a fare Dario Del Buono che si candida al Comune di Roma, non si candida mica al Presidente del Consiglio. È così che si cambiano le cose, non facendo partitini o aderendo a movimenti di protesta, ma si deve mettere la faccia, andare a interloquire con i partiti che ci sono, cercare di entrare nelle istituzioni così come sono e cambiare le cose dall'interno. Perché se non si porta questa ventata nuova, questa idea nuova, che poi non c'è nulla di nuovo, è semplicemente tornare a fare le cose con logica, perché la logica si è persa. Guardate che oggi stiamo vivendo delle situazioni che se noi ritornassimo e fossimo in grado di vederci come la pensavamo nel 2000, ma ci saremmo tutti alzati in piedi e avremmo cominciato a tirare le pietre, altro che l'intifada palestinese. Eppure oggi passa tutto, oggi è possibile tutto. È possibile che le banche falliscano e tolgano i soldi ai correntisti, è possibile che le banche non facciano più le banche ma facciano soltanto le operazioni d'affari e finanziarie, è possibile che le banche non diano più i soldi alle imprese. Allora noi siamo in crisi dalle Torri Gemelle e la crisi dalle Torri Gemelle ha reso anche le imprese solide marginali. E di che cosa hanno bisogno le imprese marginali? Di credito. Perché nel momento in cui sono a corto di soldi, vanno in banca, possono pagare gli stipendi, possono comprare la merce e superare il momento marginale. Questo non c'è più. Gli autori di questo programma veramente meritano di quattro, meritano tutto il rispetto, l'attenzione, la solidarietà, nella collaborazione e forse anche nel consenso, e senza il forse. Se rispettano e portano avanti questo programma. Con il dovuto distinguo sembra quasi il programma di Papa Francesco, cioè le opere sociali delle persone, le opere di misericordia, noi diciamo, religiose. Complimenti e auguriamoci che con il contributo di tutti, me lo auguro, come cristiano e come sacerdote e come cittadino italiano di questa Roma, di questa bella Roma, che lo portiamo a termine e ci riusciamo con il consenso di tutti. Complimenti, complimenti a tutti, grazie, soprattutto agli organizzatori e a voi di questo progetto. Il primo argomento è di favorire le imprese dei lavoratori. Perché mi sono convinto, l'ho scritto in migliaia di articoli e decine di libri, che le tecnologie espellono i lavoratori e i lavoratori devono farsi imprenditori. Questa è la prima cosa che voglio affermare. La seconda cosa è quella di far pagare le tasse soprattutto a coloro i quali usano i lavoratori stranieri senza regolarità, perché
perché l'idea di poter salvare il capitalismo attraverso il lavoro nero è la rovina dei ceti medi. I ceti medi sono vittime della tassazione proprio perché moltissimi non fanno pagare le tasse a questo abbinamento tra stranieri ma anche italiani e imprenditori. Bisogna verificare i contratti dei stranieri con gli italiani, perché se questa combinazione perdura i ceti medi saranno totalmente rovinati. Io ho un'associazione che si chiama Facilità, facilitare una nuova civiltà. Dunque io seguo tutti coloro che hanno a cuore la facilitazione di una nuova civiltà da qualunque punto di vista. Perché il mio punto di vista è che non ha importanza quante regole scrivi, l'importanza è quale cuore metti. Se vogliamo facilitare una nuova civiltà, non lo faremo contro quelli che hanno torto, lo faremo integrando i punti di vista e mettendo il cuore e mettendo la passione. Dunque Dario mi ha chiamato e io ho sentito il cuore nelle sue parole, sono venuta ad ascoltarlo e mi sembra che la passione ci sia. Proprio come Cogida ci siamo riusciti ad organizzare su una cosa di importantissima, è questa. Abbiamo costruito una struttura che oggi ci permette di finanziare qualsiasi attività progettuale. Abbiamo trovato un accordo molto stabile con Unicredit, un accordo molto stabile con la SACE e un accordo molto stabile con il CIRS, che è un comitato, un dipartimento universitario che raccoglie al suo interno 16 dipartimenti universitari e 500 professori universitari. Questo ci mette nelle condizioni di poter ricevere tutti i progetti e tutte le idee dei nostri amici, ci permette di sistemarle, quindi di renderle comunque migliori attraverso i docenti universitari e ci permette di finanziarle attraverso il rapporto che abbiamo costituito con privilegiato con il mondo del credito di Unicredit e di SACE. Questo è uno strumento che noi possiamo mettere a disposizione di tutti quanti voi, dei vostri amici, delle persone però che hanno un progetto concreto da sviluppare. Oggi arrivare al finanziamento, al credito, non è più un'incertezza, non è più un'impossibilità. Ora noi questo lo possiamo offrire. Noi stiamo cominciando intanto con gli scienziati, perché questo è un gruppo ristretto di un gruppo molto più ampio che collabora con noi. Loro hanno tante ricerche importanti in tanti settori per eliminare i rifiuti, hanno portato avanti ricerche per costruire energia gratuita, tante cose. Quando hanno messo in piedi tutto questo, le grandi lobby li hanno fermati e gli hanno tolto i finanziamenti ai laboratori di ricerca. Ecco, ora questo non sarà più un sogno ma diventerà una realtà, perché i progetti, gli scienziati, quei progetti che vengono fatti per l'uomo, per la persona, per la famiglia, cioè l'idea che dobbiamo dare a tutti quanti noi una vita migliore. Tutti questi progetti scientifici che sono dedicati alla persona, alla famiglia, all'uomo, alla donna, sono progetti che oggi troveranno il finanziamento attraverso il Cogida. Grazie Dario, io passo, continuo. E queste sono le iniziative serie che si mettono in piedi perché si vogliono dare risposte concrete a problemi reali e immediati. E guardate, non pensate che puntare sull'innovazione e sulla tecnologia non sia fondamentale. E abbiamo perso anche questo a livello di imprese, perché da sempre cinesi, giapponesi non rispettavano il copyright. I nostri piccole e medie imprese, come le grandi industrie, andavano a fare le fiere in giro per il mondo. Perché noi abbiamo sempre avuto il mercato in mano? Perché ogni anno alla fiera dopo c'era la stessa macchina non migliorata e quindi potevano copiarla quanto volevano perché comunque noi eravamo sempre un passo avanti. Oggi si è perso anche questo, ma si è perso perché le imprese hanno perso le risorse per la ricerca all'interno e non è possibile che la ricerca venga demandata ai ricercatori così empiricamente. Ci deve essere la collaborazione con l'impresa, ci deve essere la fusione con la trasformazione in realtà. Ma questo vale per tutti, non vale soltanto per la grande
dire, impresa o la grande tecnologia, vale anche per il piccolo commercio, per l'artigianato, che poi non sono altro che delle perle che noi abbiamo buttato senza considerare che forse non abbiamo più un turismo d'elite come avevamo quando sono venuti a girare vacanze romane, proprio perché non abbiamo più nulla da offrire se non quello per cui cambiamo di rendita da 40 anni. Ma com'è possibile che a Parigi, a parte gli ultimi tempi dopo i noti problemi di terrorismo, il turismo d'elite, quello che viene d'oltreoceano, che si ferma per 15 giorni, sceglie Parigi, sceglie Londra e non sceglie Roma per il Vaticano, per quello che sono, noi abbiamo l'80% delle bellezze artistiche d'Italia. Eppure abbiamo un giorno e mezzo di permanenza del turista. Un giorno e mezzo. Ma questo perché? Perché la città non offre vivibilità, non offre accoglienza, ha perso la PIL, perché adesso diciamoci la verità, togliamo Bulgari, togliamo quegli altri 10 grandi negozi che sono rimasti, che anzi sono pure riuniti Poretti in un'associazione che si chiama Negozi Storici di Qualità. Ma a parte questo, che ci è rimasto nell'Interland romano? Allora, reintervengo anche adesso perché Dario lancia delle linee progettuali importanti, ma su tutto questo non abbiamo già fatto qualcosa di concreto. In sala c'è l'amico Alessandro Rossetti di Euroflash e insieme a Alessandro Rossetti abbiamo fatto un'operazione molto importante. La Regione Lazio ha deciso di pianificare i fondi europei sulle proposte che arrivano dal territorio. Io e Alessandro, grazie anche a tutte le amicizie di Dario Del Buono nel settore delle categorie, siamo riusciti a creare i 3 progetti più grandi della Regione Lazio per il Comune di Roma. Quindi abbiamo obbligato la Regione Lazio a investire le risorse europee su 3 progetti che noi abbiamo scritto. Il primo progetto è questo, e ascoltate perché ognuno di voi può essere coinvolto economicamente, perché può avere un'impresa da sviluppare, perché può trovare un posto di lavoro. Il primo progetto è il riposizionamento economico delle filiere del settore del turismo congressuale. Noi siamo riusciti a mettere insieme la maggior parte degli alberghi di Roma, abbiamo messo insieme Confindustria, abbiamo messo insieme Confesercenti, Federalberghi, l'Università Tor Vergata, abbiamo messo insieme tanti centri di ricerca, tante PMI che si occupano di ristorazione, di trasporto e altro, perché l'obiettivo è far nascere a Roma il Confederation Bureau Roma. Vuol dire un'organizzazione che non usa più la politica, non si appoggia più al comune, alla regione, alle province o altro, ma è l'organizzazione titolare del potere di organizzare tutta l'attività congressuale a Roma, perché oggi Roma ospita, rispetto a Parigi, rispetto a Londra, un 20esimo, un 30esimo della capacità congressuale, e portare oggi 100 milioni di persone in un anno a svolgere congressi di qualità a Roma significa portare ricchezza su questo territorio, significa far lavorare tutti, lavora dal meccanico all'elettricista, al negozio, al catering, al servizio di trasporto, per chiunque vende qualsiasi prodotto che può essere utile all'ospitalità dentro gli alberghi o all'attività congressuale. Il secondo che abbiamo fatto è quello di riposizionare economicamente tutte le PMI che stavano in fallimento del settore del termico. Possiamo trasformare, e lo sapete perché lo stiamo pagando oggi a Roma, noi stiamo pagando il problema dell'inquinamento, stiamo pagando il problema delle polveri sottili, stiamo pagando il problema mondiale dell'innalzamento del clima, e questo si può superare innanzitutto con meno ignoranza, perché nessuno di noi sa che solo una caldaia a casa inquina come 10 automobili. Il problema è che quindi non è più possibile
Non è più possibile in questo paese, in una città importante come Roma, scaldare i propri appartamenti con un sistema che inquina e che uccide i nostri figli. Perché i nostri figli, se li andiamo a fare le lastre ai polmoni, rispetto a quelli che facevano 30 anni fa, oggi i polmoni dei nostri figli sono neri e quindi sono più soggetti a morire per tumore per questo. Noi c'è una grande risorsa, il calore del terreno. La terra, la geotermia, offre una grande possibilità e in Italia bisogna farla rilanciare. Il Tevere, con uno studio che è costato quasi 10 milioni di euro al Ministero della Ricerca insieme all'Università di Roma 3, ha scoperto che a 20 metri di profondità dall'alto del Tevere ci sono 30 gradi. 30 gradi che possono essere utilizzati in sonde e in pompe di calore per portare il riscaldamento alla metà degli edifici del Comune di Roma. E questo significa che la metà degli edifici del Comune di Roma possono spengere le caldaie, possono smettere di usare il gas e possono risparmiare almeno il 70% della bolletta. Noi dobbiamo pretendere queste innovazioni. Siamo arrivati nel terzo millennio, siamo nel 21° secolo e dobbiamo, che se noi abbiamo messo in piedi proprio il riposizionamento competitivo di questo, quindi arriveranno le risorse e chiunque si vorrà cimentare in questa attività imprenditoriale della trasformazione, del riscaldamento degli edifici di tutta la Regione Lazio lo potrà fare attraverso questi finanziamenti che arriveranno all'interno di questa nostra proposta che abbiamo fatto alla Regione Lazio. La terza proposta è anch'essa importante. Noi soffriamo il traffico. Perché noi soffriamo il traffico? Perché non c'è un'organizzazione logistica. C'è un completo caos e disordine in città. Soprattutto il disordine si crea perché, siccome questa è una città che durante il giorno ospita oltre ai 2.700.000 residenti, un altro 1.300.000 di persone che entra in città esattamente tutti i giorni, voi immaginate, virtualmente 4 milioni di persone devono mangiare, vanno al bagno, consumano, una loro parte deve comprare abbigliamento, compra qualsiasi bene. Immaginate quindi che tipo di logistica serve per fornire le necessità nostre, che siamo un pezzo di quei 4 milioni di persone che siamo tutti i giorni su Roma. Questo non è organizzato. Sempre a Parigi, a Londra, tutta la logistica è organizzata attraverso delle piattaforme intelligenti, attraverso un sistema di trasporto che non viaggia la mattina quando noi dobbiamo accompagnare i nostri figli a scuola e non viaggia la mattina quando noi dobbiamo andare nel posto del lavoro. Ma si riesce a organizzare una logistica che non ci determina un traffico e quindi non blocca i mezzi pubblici e quindi possiamo anche utilizzare i mezzi pubblici. E soprattutto un'altra cosa, noi abbiamo fatto il programma detto è logistica e qualità, perché ci siamo stancati di far entrare la mondezza dentro Roma. È impossibile che si va a comprare la frutta e la verdura ai mercati e c'è lo schifo. Perché la frutta ha tutto lo stesso sapore, perché la verdura ha tutto lo stesso sapore e noi non riusciamo neanche a capire quando è la stagione del broccoletto, del cavolo, dello spinacio o della bieta o della frutta. Non riusciamo a capire nulla da questo punto di vista. Noi non possiamo essere la prima città col polo agricolo più grande d'Europa e non abbiamo la frutta, la verdura e gli altri alimenti di prima qualità. Questo non è possibile e noi su questo abbiamo realizzato un nuovo progetto dove arriveranno altre risorse e finanziamenti. Quindi se sul turismo mensuale, se sul settore del riscaldamento e dell'energia o sul settore della logistica e della qualità qualcuno di voi ha delle attività, delle idee, ci deve contattare perché noi lo possiamo inserire all'interno di questa attività professionale insieme al lavoro che stiamo facendo con Alessandro Rossetti e dare del buono. Grazie. E di tutte le novità che ci abbiamo, sicuramente è chiaro quando deve dire le cose e arriva di detto. Geotermia. Adesso, per chiudere anche il discorso, perché poi sennò comincia a essere un po' noioso, parliamo un po' di organizzazione e di problemi.
come ha detto Diego, i 500 membri del cosiddetto comitato elettorale hanno un compito importante. Devono coinvolgere persone, devono allargare l'interesse, devono prendere il programma che è stato sul tavolo e farlo conoscere a più persone possibili. E la cosa più importante oggi è convincere chi non va più a votare, perché è il partito di maggioranza assoluta e non vanno più a votare perché non vedono proprio in che modo poter esplicare tutto quello che è la loro delusione, tutto quello che è anche lo schifo forse che provano. Adesso non è che io voglio incarnare la delusione e lo schifo, io voglio incarnare la risposta positiva a che questo non succeda più. E tutto quello che ha detto Diego, quello che abbiamo fatto vedere nel filmato, quello che sta scritto sul progetto, è soltanto la punta dell'iceberg. Perché poi bisogna andare a affrontare l'altra politica, diversa da quella che noi stiamo facendo oggi, confrontarci con questa altra politica che ha fatto quello che voi sapete bene è stato fatto fino ad oggi, ma soprattutto confrontarci con la pubblica amministrazione. Perché se veramente si riesce ad ottenere un risultato e a dare ad amministrare il Comune di Roma, quale sarà il partito con cui noi andremo? E se noi andremo con quel partito vuol dire che sta sulle nostre stesse idee, su come fare le cose. La cosa più difficile sarà proprio andare a rimettere in sesto la pubblica amministrazione, perché lì c'è ancora più delusione, lì c'è ancora più potere malato, e lì c'è ancora più corruzione rispetto a quello che voi pensate ci possa essere nella politica, perché è la burocrazia poi che uccide il commercio, l'artigianato, la vita di tutti i giorni, ma anche la scuola, la possibilità di avere i mezzi pubblici, perché ci sono problemi sui problemi e è tutto legato alla carta e a come vengono scritte queste carte. Guardate soltanto i bandi della Regione Lazio per poter prendere i finanziamenti per qualsiasi progetto, o sei laureato in fisica nucleare oppure non puoi assolutamente avvicinarti nemmeno da prima, e sono fatti apposta per tenere lontani tutti. Allora l'impegno massimo che sarà mio, del gruppo che rappresento, e parlo anche a nome di Diego Righini che tanto ci sta spendendo come tempo, fede e passione in quello che stiamo facendo da un po' di anni a questa parte, perché purtroppo, ripeto, da un po' di anni a questa parte il punto di non ritorno, se non l'abbiamo superato, è prossimo. Quindi si deve invertire la tendenza. E ognuno di voi può diventare qualcuno che può far invertire questa tendenza. Ognuno di voi, come io ho fatto questa sera, può metterci la faccia, senza paura, prendere un progetto come quello che sta sopra il tavolo e andarlo a discutere in una pubblica piazza, in un'assemblea scolastica, in un'assemblea di condominio. Può cominciare a dire: sì, va bene, qui dobbiamo spendere per rifare l'ascensore, ma a che serve se sta crollando tutta la città? Ed è questo che dovete fare, ma lo dovete fare convinti, come siamo convinti io e Diego, e come ci sentite convinti, perché se non si comincia adesso, non si comincia a mettere il primo passo, a cucire il primo punto, non si farà nessuna strada e non si costruirà nessun pestino. E ripeto, l'alternativa è il nulla, l'essere colonizzati, dico bene? Colonizzati semplicemente perché ci stanno vendendo l'Italia a pezzi. Io un pochetto mi sento a disagio quando vado a Porta di Roma, perché entro in un pezzo di Francia, senza considerare poi i marinotti che vengono da lì. Va bene, io ringrazio ancora tutti quanti, ringrazio soprattutto per l'attenzione perché avete ancora fino a questo momento pensato, e sono a vostra disposizione se avete tutti quanti i miei telefonini, sapete dove sto. Purtroppo non, sono un uomo pubblico, ho 337 dal 1990, non ho mai cambiato il numero, quindi anche uno che si ricorda di me, che ne so, che non mi vede dall'88, purtroppo lo stesso. Infatti l'altro giorno mi sono trovato un compagno di scuola delle medie perché si è ricordato il telefonino. Allora, l'ultima cifra. Io conto che da questa sera, se veramente qualcosa vi ha convinto, mi contatterete e cominceremo a parlare. Un applauso a Dario.